TASI, Genio Civile, Protezione Civile AMU al centro del Consiglio Comunale che si è svolto l'8 settembre. Il Consiglio Comunale ha approvato una riduzione dell'aliquota TASI che scende per l'abitazione principale dal 2,5 per mille al 2 per mille. Abbiamo provveduto subito a dare un segnale di vicinanza al Paese, il commento dell'assessore Filomena Gambacorta. Il Consiglio ha poi approvato all'unanimità il documento del consigliere Antonio Santosuosso relativo alla riorganizzazione del Genio Civile. Secondo la legge regionale 16 del 2014, il Genio Civile di Ariano, che non sarà più soppresso, deve allargare il suo ambito territoriale. La proposta di Santosuosso fa riferimento alla delimitazione fisica operata dalla sponda destra del Calore e da quella destra del Calaggio. Si tratta quindi di una divisione del territorio sulla base del sistema idraulico che presenta identiche condizioni idrogeomorfologiche. Il territorio delimitato da tali confini naturali era chiude ulteriori 13 comuni: Bisaccia, Fregento, Gesualdo, Guardia Lombardi, Lacedonia, Luogosano, Paternopoli, Rocca San Felice, Sant'Angelo all'Esca, Sturno, Taurasi, Torella dei Lombardi e Villa Maina. Approvato inoltre il regolamento per la costituzione di un gruppo comunale di protezione civile, proposta portata in consiglio da Sara Pannese, consigliere delegato alla protezione civile. Infine, durante il consiglio, l'amministratore unico dell'AMU, il dottor Antonio Fioriello, ha presentato una relazione illustrativa del piano di rilancio dell'azienda Mobilità Ufitana, che sarà ulteriormente discussa giovedì con i sindacati.